sentire. Benvenuti al concerto d'estate del Corpo Magnifico della Sala Musicale di Felice, naturalmente capitanata dal maestro Davide Castellari. Brava! Ci auguriamo che vi piaccia il concerto di questa sera, è molto bello e emozionante, quindi vi ringrazio per la vostra presenza e senza ulteriori indugi vi racconto che cosa avete ascoltato. Quando sembrava che tutto fosse finito, c'era sempre qualcuno che ricominciava a suonare. Partivano con quelle musiche che non le trovavi scritte sul libretto, le dovevi suonare a memoria, ad orecchio. Martin, un signore alto e di bell'aspetto, imboccava il suo clarino e attaccava sempre questa porta, sì, quella che avete appena sentito. Nessuno sapeva il titolo, era la porta di Martin. Ora l'hanno suonata e la suona comunque perché la portano dietro come un pezzo della loro storia. L'abbiamo intitolata appunto Martin Porta. Quando il pittore Victor Hartmann scomparve improvvisamente a soli 39 anni per un aneurisma, Modest Mussorgsky, uno dei più importanti musicisti russi dell'Ottocento, rimase profondamente colpito e decise di comporre una serie di brani che potesse omaggiare l'amico con una descrizione musicale delle sue tele. Venite con noi a vedere dei colori. Si chiama Quadri di un'esposizione. Di storia e di musica sono dei tesori. Ve ne mostriamo una nostra versione. L'applauso alla fine, vi prego, signori. Per non interrompere l'esecuzione, con passo sicuro ci accoglie all'entrata, il primo tra i brani è una passeggiata. Thank you.
Thank you.
una piccola foresta inesplorata, padre Gabriel, molto intimorito, tira fuori il suo oboe da una stoppa arrotolata. Il missionario gesuita riesce subito a catturare la fiducia degli indios, che nascosti nella foresta lo stavano guardando minacciosi. Inumidisce l'ancia e inizia a suonare una dolce melodia. È la più magica e sensuale musica mai sentita. Le sue note risuonano nella vallata. È questa la scena clou di un bellissimo film del 1986, la cui colonna sonora è firmata dal nostro grande Ennio Morricone. Ecco a voi, Mission. Thank you.
apocrofo rosa posto sulla frase TAO. Recita questa bellissima canzone dal nuovo swing che riscosse un enorme successo negli anni 40, soprattutto grazie alla versione proposta dal quartetto Cetra. Baciami vicino. Famosissimo album dal vivo dall'America Caruso e dal fatto che siamo noi a suonare le sue musiche e che ha generato una frase che si pronuncia tutta ad un fiato dalla banda Dalla. Thank you.
siamo arrivati già alla fine della prima parte del concerto. E vuole il tempo, quando si sta bene in compagnia, quando c'è questa splendida musica che ci accompagna. Adesso però devo chiamare il... non il capo, il presidente, Alice Manfredi. Tocca a lei salutare, fare gli onori di casa, ringraziare chi di dovere. Ma restate con noi. Alice, a te il microfono. Grazie Elena, grazie mille. Buonasera a tutti, a nome della banda musicale di Felina vi ringrazio per essere questa sera. Come sapete, per noi è una gioia, un onore essere qui in piazza. È uno degli appuntamenti per noi più importanti, perché la piazza di Felina per noi è la più importante in assoluto. Sì, sì. Quindi vi ringraziamo tantissimo. Allora, mentre stavo suonando, visto con la coda dell'occhio, e vi vedo che è arrivata la squadra di pallavolo maschile di Reggio Emilia, la Volley Tricolore. Vi facciamo un applauso. Benvenuti. Allora, ragazzi, noi adesso facciamo la seconda parte del concerto. Vi invitiamo a stare qua fino alla fine, perché vi abbiamo preparato una sorpresa. Una sorpresa per voi e naturalmente anche per tutto il pubblico. E ne approfitto per fare alcuni ringraziamenti, perché per organizzare una serata come questa è sempre necessario avere degli amici e delle persone che ti diano una mano nei vari adempimenti che ci sono. Quindi ne approfitto per ringraziare naturalmente la Proloco di Felina, perché ci permette di avere la luce, e Idea Verde, Vivaio Piante, il fiorista Picciati, Angelo che è anche il nostro trombettista. Poi naturalmente il comune di Castelnuovo nei Monti, in particolare l'ufficio promozione del territorio nella persona di Elena Margini, che è sempre molto gentile e carina nei nostri confronti e nell'organizzazione di questi eventi. E poi naturalmente Luciano, il signor Luciano della Volley Tricolore, che stasera si sta occupando molto gentilmente, è questo signore che vedete qui, di fare le videoriprese di tutto il nostro concerto. Quindi Luciano, ti ringraziamo di cuore per questo servizio che ci stai facendo. Naturalmente Volley Tricolore e in particolare Franco Castagnetti, che è una persona fantastica, che organizza, si occupa dell'organizzazione di tutti gli eventi sportivi e della creazione, insomma, della rete sociale che sostiene un po' tutte le iniziative sportive del nostro comune. Lo ringraziamo perché è una persona veramente con tanto entusiasmo, che ci coinvolge sempre in tutte le belle attività legate allo sport che ci sono nel nostro territorio. E bravo Franco, grazie. Poi vorrei ringraziare sempre queste persone che ci aiutano a organizzare questi eventi, in particolare il signor Argo Pignedoli, che è seduto qua davanti, Marco Novelli, che ho visto prima, e Dario Guidetti. Ci permettono di poter organizzare questi eventi all'aperto, senza di loro non potremmo farlo. E infine due musicisti che sono qui sul palco, che ci sono venuti a dare una mano. Allora, Fabiano Metraglia. Fabiano, alzati in piedi. È un nostro caro amico che ci viene a dare una mano quando abbiamo bisogno. E un grande professore, un grande maestro di tromba, un nostro carissimo amico, è il maestro Fabio Deluppi. Gentilmente anche il nostro speaker Daniele Manfredi, che si è occupato un po' degli aspetti legati all'amplificazione audio, il service. A noi questo momento serve un po' anche per prendere fiato. Io non riesco a prenderlo, come faccio? Non lo so. E ne approfitto anche per ringraziare tantissimo questo gruppo,
perché è una grandissima emozione, anche quando andiamo insomma un pochino in giro e ci chiedono, ci hanno chiesto ad esempio la Fiera del Parmigiano, c'era il presidente della regione e c'era anche l'assessore Mami, ci hanno chiesto da dove venite? Siamo di Felina, ma da Felina e basta. Sì, siamo tutti di Felina, cioè ci sono anche amici di Castelnuovo, di Tartineti, ma siamo veramente tutti di questo territorio e vi garantisco che è difficilissimo riuscire a trovare bande musicali, gruppi musicali così radicati nel territorio. E quindi grazie a questo gruppo, grazie al nostro maestro Davide Castellari e continuiamo col concerto, grazie a tutti voi, buona serata. Infatti soltanto una cosa a quello che ha detto Alice, che questa banda come leggete qui dietro ha compiuto 150 anni dalla sua nascita, 1870, perché avrebbe dovuto festeggiare nel 2020, ma causa il Covid è stato rimandato all'anno scorso. L'anno scorso come hanno potuto hanno fatto, non è stato, è stato bello uguale. Quindi 150 anni della banda di Felina. Danno un po' di più, 154. Seconda parte del concerto. Quando la banda suona un brano di qualsiasi epoca o genere, lo fa suo, lo veste dei suoi colori. Il brano diventa quindi un po' bandistico, anche se in origine non lo è. La sfida è quindi quella di affrontare i brani sempre nuovi e di vario genere per vestirli dei colori della banda e farli diventare interessanti per chi ascolta e per chi suona. Le musiche che ascolterete ora sono quelle di un gruppo tra i più importanti della storia della musica internazionale. Li abbiamo portati in banda, li abbiamo portati a Felina. Sono i Felinas Police. Thank you.
ha voluto evocare magiche atmosfere di mondi lontani e fantastici. Per voi, Game of Thrones. Thank you.
Thank you.
Thank you.
coro della banda, ma forse anche no. Continuate a fare quel lavoro. Elena. Grazie Elena. Grazie ragazzi del volley tricolore, mamma mia quanto siete alti, è sempre secondo me il connubio qui musica e sport è sempre vincente, siamo vincenti, abbiamo fatto anche il Viaggio dei Champions. Elena Lazzarini ha presentato con tanta simpatia, grazie. Perdonate gli errori, l'emozione gioca qualche volta brutti scherzi. Io devo ringraziare tutti voi perché, come dico sempre, poi quelli della banda dicono che due scatole dice sempre le stesse cose. È importante chi suona, ma è anche importante chi ascolta. La musica non la fa solo chi la suona, ma anche chi l'ascolta in questo modo caldo. Ed è una sorta di feedback che a noi serve per suonare meglio. Avete capito? C'è una sorta di comunicazione, la musica è questo. Io ringrazio tutti quanti gli amici della banda che sono i miei amici, sono la mia famiglia e ogni volta che sono lì davanti dico ma ancora una volta credo, cioè mi daranno retta, chi lo sa se mi danno retta stasera, mi danno retta tutte le sere da oltre 20 anni, sono splendidi, io non so come farlo. Ringrazio in modo particolare la Presidente Alice Manfredi che fa un lavoro galattico e tutti i ragazzi del Consiglio che vorrei che si alzassero in piedi, ragazzi, alzatevi in piedi. Consiglio della banda, è importante la parte amministrativa, è molto importante. Se no non si va avanti, se non si organizza bene il tutto, avete capito? Tutti in piedi, siete bellissimi, alzatevi, fatevi vedere quanto siete belli, non siete bravi. Vi facciamo l'ultimo brano, a Kiss, e per questo brano vi salutiamo calorosamente con un abbraccio virtuale, ma caldo, caldo, caldo. È un brano degli anni 70
testo parla di, è una storia d'amore, è un ragazzo, siamo a New Orleans, un ragazzo che si innamora di una prostituta, dopo una notte d'amore si innamora e non capisce più niente, perché lei gli ha parlato in francese, perché credo, e quindi si innamora di una storia meravigliosa. Vi diamo l'appuntamento alle prossime occasioni dove potrete ascoltare la banda, mi raccomando, sosteneteci, veniteci a sentire, abbiamo bisogno di voi. Buonanotte a tutti. Io lo dico il titolo. Buonanotte, Lady Marmalade. Thank you.